Cari amici, buona giornata e ben incontrati. Iniziamo il commento al Vangelo della prima settimana di Quaresima, anche se oggi c'è una festa particolare chiamata Cattedra di San Pietro. Cattedra di San Pietro che significa il luogo dal quale Pietro e i suoi successori, i papi, annunciano il Vangelo e tengono unita la Chiesa a Gesù in forza della predicazione del Vangelo. Quindi cattedra non tanto nel senso di trono, quanto di luogo della predicazione e dell'annuncio del Vangelo. Come siamo soliti fare, iniziamo il nostro incontro con una preghiera, mettendoci sotto la protezione, la guida, la presenza attiva dello Spirito del Signore in noi. Preghiamo così. O Spirito Santo, vieni ad abitare in me. Purifica il mio cuore da ogni egoismo e chiusura. Infondimi la tua gioia, che libera da nocive tristezze. Portami novità di vita e santi desideri di cambiamento. Fa morire in me l'uomo vecchio e rinascere l'uomo nuovo, ad immagine di Gesù, il più bello tra i figli dell'uomo. Essendo appunto la festa della cattedra di San Pietro, il Vangelo è quello già noto della confessione di fede di Pietro su Gesù il Cristo. Siamo al Vangelo di Matteo, capitolo 16, i versetti 13-19. Ascoltiamo insieme. In quel tempo Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: «La gente, chi dice che sia il figlio dell'uomo?» Risposero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti». Disse loro: «Ma voi, chi dite che io sia?» Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente». E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze dell'inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli». Abbiamo ascoltato ancora questo Vangelo della confessione di fede in Gesù da parte di Pietro. Vediamo alcuni particolari perché è sempre importante attenerci al testo del Vangelo, avere un'attenzione a quello che il testo in sé vuole dire. Interessante che c'è una connotazione geografica. Si dice che Gesù è giunto nella regione di Cesarea di Filippo. Questo è importante perché fa parte dei ricordi precisi degli apostoli e dei discepoli. Ricordano l'avvenimento e lo collegano anche ad un luogo geografico. Ora Gesù fa una domanda. Dice: «La gente, chi dice che sia il figlio dell'uomo?»
Interessante il fatto che Gesù non dica la gente che chi dice che io sia. Dice la gente chi dice che sia il figlio dell'uomo. Non si presenta in prima persona, ma con il titolo di figlio dell'uomo. Dio fatto uomo, figlio dell'uomo, che conosce e ha esperienza della nostra umanità. Come è interessante questa pedagogia di Gesù, che chiede ai suoi amici che cosa la gente pensi, per poi chiedere a loro: e voi che cosa pensate? La gente pensa che è uno dei tanti profeti, ma voi che avete una conoscenza diretta di me, che mi frequentate, voi che idea vi siete fatti del figlio dell'uomo? A nome di tutti, Pietro dice: tu sei il Cristo, che vuol dire l'unto di Dio, l'uomo unto di Spirito Santo che riversa il dono dello Spirito su tutta l'umanità, per la sua salvezza e per la sua vita nuova. Gesù commenta che la fede di Pietro non viene dalla sua umanità, ma è una grazia, una luce che viene dall'alto. È il Padre che lo ha rivelato. E proprio in forza di questa fede espressa da Pietro, Pietro è incaricato di essere roccia. Roccia su cui Gesù vuole costruire la comunità dei suoi discepoli. Perché roccia? Che cosa fa di Pietro roccia? È la sua fede. E diverrà allora Pietro e i successori di Pietro colui che è a servizio della fede dei fratelli. E la Chiesa poi viene definita per due caratteristiche. È in lotta contro i poteri del male, ma non sarà vinta. E ha da Dio il potere di sciogliere o di legare, di dichiarare buono o cattivo ciò che l'uomo deve compiere e deve fare. Ecco, questo è un po' il testo del Vangelo. Come si capisce bene, è un testo che richiama la fede di Pietro, sulla quale Gesù fonda la propria Chiesa e fonda il servizio di Pietro alla sua Chiesa. Che cosa possiamo ricavare per noi? Io per me ricavo questo. Quella domanda di Gesù: chi è per voi il figlio dell'uomo? Io sento che devo rivolgerla a me. Continuamente io devo rispondere: chi è Gesù per me? È veramente l'unto, il portatore dello Spirito, colui che ha il potere di rinnovarmi interiormente e rendere più bella, più armonica, più gioiosa la mia esistenza attraverso la sua sequela, l'andare dietro a lui? E questo io avverto come il messaggio e la provocazione più forte per me da questo Vangelo. Cristo per me, l'unto del Padre, che intreccia la mia vita e la rinnova, la rende più bella, più capace di dono, più armoniosa. Signore Gesù, tu sei il Cristo, l'unto di Dio, per salvare e dare vita nuova a tutti. Che tra questi tutti ci sia anch'io, oggetto della tua cura, del tuo perdono, del tuo amore. Amen. A conclusione di questo nostro breve incontro, come al solito, la benedizione del Signore. Il Signore sia sopra di te per proteggerti.
davanti a te per guidarti, dietro di te per custodirti, accanto a te per accompagnarti, dentro di te per benedirti. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E a domani, se Dio vuole.